Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di DaVinci Resolve. Abbiamo parlato di questo programma di post-produzione già tempo fa su questo canale. Ero agli inizi del mio viaggio nel videomaking e quindi insomma il video non è perfetto, ci sono tanti errori, tante cose insomma che non vanno benissimo, come l'audio, il video, tutto quanto, però ci sono dei contenuti davvero super interessanti. È un papirone di 20 e passa minuti, ve lo lascio qua sopra nelle schede. Se volete andare a vedervelo e avere un'idea generale del programma, quello è il video giusto, anche perché è fatto in collaborazione con un mio caro amico videomaker, editor, che usa DaVinci da molto prima di me e quindi ci sono sicuramente molte tips interessanti. Oggi voglio farvi vedere il mio workflow e darvi un po' un intro a quella che è la color correction. Per il color grading aspettiamo ancora un momento, perché prima voglio farvi un paio di tutorial un po' introduttivi e poi andare in qualcosa di un po' più interessante, un po' più strutturato. Quindi iniziamo subito col tutorial, passiamo al computer e vi faccio vedere un paio di cose velocemente. Allora, questa è la pagina da cui io solitamente inizio tutto quanto, la pagina di edit. Poi prima abbiamo la pagina di cut, media, poi abbiamo fusion, color, Fairlight e Deliver. Solitamente per importare le clip uso la pagina di cut, perché adesso vi faccio vedere. Ci sono due o tre modi diversi insomma per importare le clip. Sono tutti validi, sono tutti giusti, non c'è un modo corretto, un modo meno corretto. Vi faccio vedere quello che uso io di solito. Vi faccio vedere le due opzioni insomma principali che ci sono. Se andiamo a schiacciare su questa iconcina a forma di foglio, ci si aprirà la pagina di import. Io qua ho una cartella con tutorial DaVinci e così facendo potremmo importare tutte le clip. Qua ci chiederà se vogliamo cambiare i frame rate del progetto, facciamo cambia. E questo è il primo modo. Il secondo modo, che è un po' più ordinato, è quello di importare direttamente la cartella. Sempre lo stesso procedimento, solo che schiacciamo questa icona a forma di cartella. Andiamo sulla cartella che ci interessa, clip, e apriamo. Così avremo già una clip separata nel nostro master. Dopodiché andremo a trovare ovviamente gli in e gli out point del nostro video e faremo, non so, un edit molto molto rapido. Qua facciamo una roba molto veloce. I per mettere l'input e O per mettere l'output. Mettiamo Piwas, mio caro amico Piero. Poi in caso andremo a aggiustare, ma oggi non vediamo la parte di editing, quindi non importa se le clip sono messe bene o male. L'importante è avere delle clip su cui lavorare. Qua abbiamo un po' di golden hour e qua che c'è da rivedere un po' il bilanciamento del bianco. Vi ho preso queste quattro clip perché secondo me insomma sono abbastanza carine e diverse tra loro. Quindi andiamo sulla pagina di color. Come vedete, chiudiamo questa pagina qua. Come vedete, questa è la nostra pagina principale. Qua sotto abbiamo tutti i nostri waveform, parade, vector scope, l'istogramma e tutte queste cose qua che ci servono insomma per l'esposizione, bilanciamento del bianco. Qua sopra abbiamo la parte dei nodi in cui andremo a creare diversi nodi, insomma adesso vi spiego bene anche cosa sono. Qua abbiamo le nostre clip e qua sotto abbiamo tutte le nostre varie tabelle, le nostre varie cose per fare la color. Io sto usando DaVinci Resolve 17, la versione beta, però insomma anche se avete il 16 è tutto uguale, a parte che nel 17 ci sono un paio di cose in più. Allora, primo nodo, io solitamente lo lascio sempre per la noise reduction, quindi andiamo a fare tasto destro del mouse, node label e chiamiamolo noise reduction. Dopodiché option S, ci si crea un altro nodo e il primo nodo sarà sempre il contrasto, quindi portare i bianchi al bianco, i neri al nero, i mezzi toni nel punto giusto e queste cose qua. I nodi possiamo vederli un po' come layer di Photoshop, come livelli di Photoshop, quindi in ogni nodo che noi andremo a fare una regolazione diversa e la nomineremo, così sarà molto più semplice sapere dove abbiamo fatto cosa ed eventualmente andare a cambiare quello che abbiamo fatto se poi nel corso della nostra color non ci piace più. Dopodiché andremo a fare il bilanciamento del bianco, white balance, e per ora lasciamo così.
Allora, il primo lo lasciamo sempre vuoto e lo facciamo per ultimo perché la noise reduction va messa sempre dopo aver fatto tutta la nostra parte di color correction, color grading e tutto quanto. Contrasto, mi piace usare le wheels, quindi abbiamo le ombre, mezzi toni e alte luci. Mettiamo il nostro waveform e come potete vedere, insomma, ci sono da aggiustare un paio di cose. L'importante è trovare il punto, il nostro frame chiave, in cui si vede bene la sua pelle, si vede bene il cielo, si vede bene tutto quanto. Essendo una ripresa statica, possiamo mettere più o meno dove vogliamo. Io utilizzerò questo frame qua. Allora, iniziamo dalle ombre e andiamo ad abbassarle finché arriviamo sullo zero. Ok, qua siamo leggermente troppo bassi, una cosa del genere. Le alte luci, come vedete, sono già a posto. A dire il vero, io le abbasserei un po' perché mi piace avere un mood un po' con le alte luci un po' spiente, il bianco non proprio bianco bianco. E i mezzi toni andiamo a dargli un po' di vita. Ok, i mezzi toni dovrebbero stare tra il 6,40 e il 3,84, quindi come vedete appena io alzo tutta questa fascia qua si alza e siamo giusti. Per compensare dovremo andare a abbassare leggermente di nuovo le ombre. Dopodiché saturazione, andiamo a aumentare un po' la saturazione. Solitamente con questa camera qua so che sugli 80 siamo giusti, quindi solitamente io alzo al massimo saturazione a 100 e poi vado ad abbassare leggermente finché mi sembra a posto. 85 direi che ci siamo, e come vedete questo è il prima, questo è il dopo, è già un'immagine completamente diversa. Dopodiché diamo anche un po' di contrasto, che non fa mai male. Ci siamo. Bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco possiamo farlo in diversi modi, adesso vi faccio vedere un paio di modi. Il primo è prendendo questo contagocce qua e spararlo su qualcosa che dovrebbe essere bianco, quindi ad esempio qua la sua felpa, però come vedete non sempre dà risultati ottimali, ok? L'altro modo è usare il parade, quindi come vedete qua abbiamo rosso, verde e blu. Abbiamo le ombre, i mezzi toni e le alte luci. Diciamo che qua ha fatto già abbastanza un buon lavoro, ma per farvi capire potremmo fare una cosa del genere. Per farvi capire bene il bilanciamento del bianco, aspettate un momento che andremo a fare questa clip qua e vi faccio vedere un po' di bilanciamento del bianco. Quindi, dopo aver fatto questo, noi a dire il vero siamo a posto. Quello che possiamo fare è andare a migliorare un po' gli skin tones. Quindi anche qua ci sono diversi modi per andare a migliorare e ad aggiustare gli skin tones. Adesso vi faccio vedere un po' il metodo più utilizzato probabilmente. Creiamo un nuovo nodo, come avete visto, lo chiamiamo skin tones, pelle, come volete. Io scrivo sempre in inglese perché ormai tutti i tutorial, i corsi che guardo sono in inglese e quindi mi viene in automatico. Andiamo su questa tabella qua, quella del qualifier, e andiamo a selezionare la sua pelle, ovviamente avendo il nodo giusto selezionato. Andiamo a selezionare la sua pelle, come vedete non succede niente. Se schiacciamo questa bacchetta magica ci fa vedere quello che abbiamo selezionato e come punto di partenza ci siamo abbastanza. Quello che faccio io di solito è aprire leggermente e andare a regolare un po' i colori che voglio aver selezionato, quindi sarà da un giallino all'arancione, quasi rosso. Questi sono un po' i colori della pelle. La saturazione, diciamo che potete lasciarla benissimo dov'è, non cambia granché. E solitamente anche la luminanza. Quello che possiamo fare è spostare un po' e vedere cosa ci viene fuori. E direi che così siamo più che bene. Parte molto importante di questo del qualifier è andare a regolare il denoise, clean black, clean white e blur radius. Insomma, questi punti qua. Denoise aumentiamo, solitamente possiamo spararlo abbastanza alto e come vedete ci pulisce un po' la selezione.
In questo caso non lo sparerò troppo alto perché abbiamo già una selezione abbastanza buona, ma adesso vediamo un po' pian piano insieme cosa succede. Anche perché non c'è una regola fissa per queste cose qua. Ogni immagine dovrei andare a cercare un po' il parametro giusto. E direi che così siamo abbastanza bene. Dopodiché con questo selezionato, quindi con il qualifier fatto, le modifiche che andremo a fare su questo nodo avranno effetto solamente sulla parte selezionata, quindi solo sulla pelle. Ad esempio, se io vado ad alzare la saturazione a 100, come vedete è diventato un Oompa Loompa. Quello che andrò a fare è andare a mettere qua il vectorscope per vedere come sono i miei skin tones, se i colori sono a posto o meno, e come vedete sono abbastanza buoni. L'unica cosa che andrei a fare è saturare leggermente, ok, e con queste due rotelle, quindi con queste due wheels, gamma e lift, andare a regolare un po' gli skin tones. Quindi con queste andrò a puntare un po' più verso il rosso. Lo spostamento è stato minimo, ma c'è stato. E con le ombre andrei a puntare leggermente sull'arancione e vado a giocare un po' così finché non trovo il punto, secondo me, un po' più dolce, il sweet point. Come vedete ha già cambiato totalmente faccia. Per farvi vedere il prima e il dopo in grande, questo è. Dopodiché da qua possiamo andare a fare direttamente il nostro color grading. Oggi, per farla molto veloce, andrò a farvi vedere come si inseriscono le LUT, perché sennò non finiamo più. Come vedete qua sopra abbiamo LUT e abbiamo diverse cose, ok? Ci sono sia le mie LUT personali che ho importato, e vi spiegherò come farlo in un prossimo video perché non c'è tempo. Però qua abbiamo tutte le nostre LUT più quelle di DaVinci. Adesso, ad esempio, possiamo mettere la LUT che ho usato per questo video, che è questa LUT qua. Come vedete, andando a selezionare la LUT che vogliamo, doppio clic, ci viene già applicata sopra, ma come tutte le LUT va abbassata di intensità. Quindi andiamo su questa tabella qua, key, e andiamo a abbassare il key output. Solitamente io lo abbasso fino a 0 e poi vado ad alzarlo leggermente, pian piano, fino a che non trovo un punto che mi piace, e direi che così siamo a posto. Dopodiché, altra cosa che voglio farvi vedere oggi e poi fine, perché veramente non è già passato parecchio tempo e non voglio che sia un video lunghissimo, voglio farvi vedere il bilanciamento del bianco. Come vedete questa clip qua è parecchio spappolata, e come prima andiamo a dare contrasto prima di tutto, un po' di saturazione, e fine. Dopodiché andiamo a fare il bilanciamento del bianco. Possiamo farlo o così, e come vedete l'ha fatto perfettamente, non c'è nessun tipo di problema. Diamo una controllata sul parade, come vedete è tutto abbastanza allineato. Oppure possiamo provarlo a fare noi manualmente, che a volte è la scelta migliore, altre non proprio. Come vedete, alte luci, il blu predomina su tutto quanto. Quindi quello che dovremmo andare a fare è prendere questa rotella delle alte luci e con il selezionatore andare a spostare il nostro punto centrale per far allineare il blu, il verde e il rosso. Ok, qua giocando pian pianino con la rotella, poi più lo fate più prenderete mano, trovate il punto esatto. Dopodiché dovremo andare a farlo anche nelle ombre. Come vedete c'è poco blu nelle ombre, andiamo ad allineare un po' tutto quanto, nei mezzi toni, scusate. Qua ho toppato di brutto, ho preso la rotella sbagliata, e poi nelle ombre. Come vedete non sempre è il modo migliore, perché pur avendo allineato tutto quanto non è venuto come facendo questo lavoro qua.
Allora, solitamente clip del genere è difficile poi usarle perché ti spappolano tutto, come vedete è tutto, vediamo se riesco a farvelo vedere in grande, tutto qua è mangiato per via del bilanciamento del bianco sbagliato e quindi boh, non lo so, questa qua poi non l'avrei mai usata. Volevo farvi vedere altre clip, però sono già passati parecchi minuti da quando ho iniziato questo video. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, questo è il primo video insomma per lanciare questa serie di tutorial, ce ne saranno altri, ce ne saranno diversi, l'importante è che voi mi facciate sapere nei commenti quello che volete imparare così io possa fare video che effettivamente vi interessano. Spero che abbiate capito tutto, se avete domande, dubbi, cose come al solito ci sentiamo nei commenti, vi ricordo solo di iscrivervi, attivare la campanella, mettere mi piace al video, noi ci vediamo alla prossima, peace!